Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e benvenuti nell'ottavo episodio, se i calcoli sono sempre esatti, di The Last of Us parte 2. Dunque, io entrerei subito nel vivo e leggerei questo documento. Siamo nel futuro? No, Capra, è un calendario ebraico. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di neve. Come ne vorrei una. Dovevano essere buone. Le feste ebraiche erano delle abbuffate. Per celebrare i secoli passati a sfuggire ai nemici. Una stirpe di sopravvissuti. Esatto. Quindi ora qua non c'era niente da prendere, ma possiamo uscire di qua. E qua c'è una scala. Ok. Ok, depenna la cupola dalla lista. Ora cerchiamo il tribunale. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Allora, no gas. Abbiamo Reinhardt, vedete? Non è semplice orientarsi qui. Altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di cannone. Oh, spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ. Proprio per questo motivo. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Dove siamo? Allora, se proseguiamo dritto possiamo trovare l'altro indizio, no? Però qua, pancia mia, fatica panna, guarda quanta roba troviamo. Cosa hai segnato, Ellie? Ah, abbiamo anche un luogo di modifica delle armi. Sì, vai, vai. Allora, possiamo modificare la stabilità, forse. Il fucile cosa gli possiamo fare con 40? Nulla. La pistola di Joel? Cadenza di tiro. Allora, io continuerei a potenziare, se si può, la nostra pistola. Possiamo aumentargli la cadenza di tiro, oppure, questo è già fatto, in teoria, crea un caricatore in grado di contenere una quantità maggiore di munizioni. No, questo l'abbiamo già fatto. Cadenza di tiro, vai, e sia quello. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Quindi, che cos'hai qui? Allora, vediamo. Corin, ho sentito dire che la Western Bank non è mai stata setacciata. Se è vero, sarà piena di scorte risalenti a prima del contagio. Dico di provarci. Se trovassimo delle armi, potremmo vendere a dei tizi che conosco e pagarci la fuga da questo buco infernale. Avanti, bello. Ne ho. Non ho le beep per andarci da solo. Aaron. Ovviamente non ci regaleranno niente per niente, credo. E dovremo sudarci quelle munizioni. Scusate, ecco qua. Allora, dobbiamo andare del tutto indietro, ma cosa dite? Ci facciamo tutto a sto punto, no? Qua cosa abbiamo? Un souvenir? Ormai non
non se ne vedono più. Questi si usavano per capire se uno era infetto o no. Nel primo The Last of Us lo facevano. Allora dobbiamo proseguire dritti di là, però andiamo a vedere qui. Là c'è il nostro cavallino. Un'altra giornata in paradiso. Proprio bello. Cosa abbiamo qui? Possiamo disegnare qualcosa forse? Visualizziamo il diario. Ah, il disegno Shimmer ti muovi troppo. Il disegno del cavallo abbiamo fatto. Vediamo qua. Vuoto, mannaggia noi. Porci noi. Però possiamo creare qualcosa. Vedete che abbiamo il... Possiamo fare una... Possiamo fare questa, vai. E abbiamo imparato a fare il potenziamento mischia per quest'arma. Poi vedremo se riusciamo a crearci delle armi da mischia, ragazzi. Quindi abbiamo creato una bomba. Oh, bravo che ci hai raggiunto il nostro cavallino. Andiamo. Deve essere bella avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopra. Forse ho trovato un tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Appuntalo sulla mappa. Aspettate prima di riaprire la mappa perché voglio guardare qua. Sarà chiuso. Beh, sai cosa? Diamoci un'occhiata. Ma sì, guardiamo tutto, ragazzi. Segnato. Allora, Fifth Avenue, dritti, dritti, si va al... Poi andiamo a vedere il negozio di musica dietro. Ok, ok, via. Questo episodio lo facciamo un po' blando, magari. Ok, dovremmo essere arrivati. Vediamo qua cosa c'è. Rottami, però ne servono sempre tantissimi. Siamo giusti? Sì, è dove dovevamo venire ad indagare. Guardate quanta roba. Io tutta sta roba non la lascio indietro. Proiettili della pistola di Joel. Vediamo qui. Allora, leggi. Davis, dovrebbero esserci delle provviste nei nostri vecchi rifugi del WLF. È uno sparo nel buio, ma ogni minimo aiuto è una benedizione. Prendi quel che trovi e vieni qui a Serevena. Ancora, al carburante pensiamo noi, Mike. Suona un telefono. A Joel non piaceva il caffè. Scherzo. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Per me fa schifo. Sa di merda bruciata. Infatti. Carta collezionabile, ragazzi. Big Blue, una balena volante. Vediamo la lore. Allora, mente 100, forza 80. Big Blue è una saluta dimensionale che ha assunto l'aspetto di una balena a terra azzurra, giunto sulla Terra oltre 1 miliardo di anni fa per proteggere le nuove forme di vita. Sfrutta la sua infinita conoscenza per aiutare la specie umana a superare gli stravolgimenti della storia. La sua imperscrutabile età ha un unico vantaggio: nella mente di questo essere i giorni passano come microsecondi. Tuttavia, l'effetto di una dilatazione temporale è bilanciato quando Big Blue trattiene il respiro, restando immobile anche per diversi anni. È affascinante questa creatura, veramente. Ancora una e faremo il nostro trofeo. Vediamo. Ok, allora. Guardiamoci attorno se c'è altro da prendere.
Ok, dovremmo avere tre chi crea kit medico. Aspettate che voglio vedere cosa posso creare, perché posso creare una di queste, non voglio portare al massimo il kit medico. Creiamo una molotov, ragazzi. Ok, ottimo. Altri pasticche. Peccato che non potevamo scegliere il potenziamento che volevamo, veramente, ma... vediamo fin dove riusciremo a potenziare tutto. Andiamo di qua. Oh, merda. Attenzione! Non l'ho proprio vista arrivare. Ragazzi, non si riesce a schivare. Che fatica le schivate! Non lo so, ma giuro che li detesto. Pure io. Detesto. Speriamo che valga la pena aver combattuto qua contro questo nemico. Abbiamo trovato qualcosa, forse. Questa cos'è? Barco. Cos'è? Chiave di un cane? Gira. C'è scritto... Barcos. 900 Marion e Sixth. Non ne ho idea. Cerchiamo in giro. Potremmo andare a vedere. Ma quante robe dobbiamo fare su sta mappa, mannaggia noi. Beh, è vicino al negozio di musica, ragazzi. Dai. Siamo qui, abbiamo trovato una chiave, possiamo creare qualcosa. Io creerei un altro kit, via, perché vanno via come i pane i kit, ho visto, anche perché non si riesce a schivare, si fa una fatica incredibile a schivare. Qui abbiamo già preso tutto. Brava Ellie. Sì, è molto, hanno reso abbastanza open world come Ellie, cosa. Cosa stavi dicendo? Sì. Ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate della prima settimana. Facevo scorta di cibo per paura che potesse finire. Me ne ero accorta. Non è vero. Certo, e mi chiedevo chi è questa minderlina che ruba la carne essiccata. Non ho rubato troppa carne. Si entra in alto dai Valiant Music Shop, ragazzi. Quindi di qua. Se vogliamo ancora andare nel negozio di musica, eh. Lo so che non sto andando avanti con la storia, però andiamo a vedere un attimo il tutto. Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. Qui ci sono alcuni dischi. Gli Sleek Habit. Sick Habit. L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Ok, dobbiamo prendere gli accordi, ragazzi. Ops, no. Thank you.
era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Sì. Ci perdiamo anche questi piccoli momenti belli che per questo è bello. Possiamo anche esercitarci se vogliamo suonare, però. Ah, il posto dei Pearl Jam, ragazzi. Allora, possiamo andare a vedere di là se c'è qualcosa. Ottami. Bravo, Sion, bravo. E poi andiamo a visitare quel posto là alle spalle del... dove abbiamo trovato la chiave. Oh, un'altra carta di supereroi, ragazzi, spero che vi sia veramente utile. Inizio della collezione, ecco qua, abbiamo fatto il nostro trofeo. Dashworth. Sconosciuto, mente 80, forza 80, questo è P. White anche dei due ragazzini. New Dogs e la sua affiliazione, questo altro iconico individuo ha un aspetto tutt'altro che
eroico. Dopo un'infanzia di soprusi e frantumenti dettati dalla sua incapacità di parlare ad alta voce, la sua vita cambiò per sempre quando gli antichi esseri cosmici gli concessero il dono del verbo, una mistica forma in grado di seminare follia in chiunque abbia la sventura di ascoltarlo. Fortunatamente la sua figura slanciata attira spesso l'attenzione dei presenti, lasciando alle potenziali vittime il tempo di fuggire o tapparsi le orecchie. Criminale neutrale, quindi. Infatti si vede che è più alto della norma. Quindi abbiamo fatto il nostro trofeo delle 5 carte. Oh wow, un ritmo a dir poco travolgente. Secondo me, ammettilo. Che ti amo? Fa come vuoi. Formeremo una band. Beh, puoi essere la mia groupie. La tua cosa? Sai, le band erano attorniate da fan sfegatate che le seguivano ovunque. Non è quello che sto già facendo. Secondo me qui non resta altro. Ok, scendiamo qui. Vai. Mentre ci ammazziamo. Allora, ragazzi, cosa importante. Scusate, dovevo chiamare la mappa. Ecco, intanto devo mettere sotto carica il cellulare mentre... Allora, guardate, abbiamo nella Sixth Avenue l'ingresso a quell'altro locale dove avevamo la chiave. Dov'è che è il cavallino? Skimmer? Cioè, io mi sono rotto di ste due che vanno in giro e non mi aspettano. E ci siamo persi il cavallino, basta, via. Non l'avremo più fino a fine gioco. Vediamo che se qua c'è l'ingresso in quel locale che guardavamo prima, qui c'è qualcosa da prendere. Ah, medicine. Vediamo qua. La settimana scorsa Derek ha avuto un incidente spiacevole con la finestra rotta. Avrebbe perso la gamba se non l'avessimo trascinato di corsa il serevena. Mi sono premurata di rifornire un paio di basi d'appoggio in centro per emergenze future. Gambe rotte, infetti, cazzate di Derek e così via. Visto che passi lì là, potresti rifornire i presidi Ovest 2. Il cancello è rotto da secoli, ma combinazione è il vecchio codice per Ovest 2. Allison. Ok. Vediamo cosa ha segnato Nostrelli. Suggerimento. Potremmo entrare da lì. Aspettate, fatemi vedere se di là c'è modo di passare. Io non so se non è che volevo entrare al tribunale, volevo. Però vabbè. Volevo andare a vedere quel luogo là. Clicker. Allora, li potremmo tirare tutti in un posto con una bottiglia e poi dar fuoco a tutti. Però questo è da solo, dai, lo prendiamo le spalle. Vai! Vai. Cosa che ci lasciano loot poi è totale, ragazzi, veramente.
primo The Last of Us non lasciavano nessun loot i nemici. Danno fuoco tutti da soli, ma noi non ci lamentiamo, va benissimo. Intanto vado a recuperarmi l'altra bottiglia che avevo visto là, per quello ho usato la bottiglia. Quindi ragazzi, abbiamo fatto un bel po'. Ce n'è un altro lì, ma noi entriamo di qua. Possiamo prenderli da questa direzione. Dai, prendi con le spalle, Ma abbiamo perso il conto di quelli che abbiamo ammazzato, ma... Lo so che abbiamo molte munizioni, ragazzi, però... Avete notato che i danni che ci possono fare sono veramente abominevoli se ci attaccano in branco. Ancora, ma credo che siano finiti veramente. Notare che lei, Dina, è come Seiya, ovvero Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, non fa assolutamente niente da quello che vedo, quindi ok, bene. Vediamo dove siamo innanzitutto sulla mappa. Siamo dentro il tribunale in teoria, e tutterà il parcheggio del tribunale, il carburante, quindi molto probabilmente non è qui che dobbiamo andare. Noi siamo usciti da di lì. Dopo un po' tanto il gioco ci manda i suggerimenti. Ecco qua, guardate. Ehi, mi aiuti? Arrivo. Possiamo scendere da qui. Eri mai stata dentro un tribunale? No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale. Ok, ascoltiamo prima che ci siano altre sorprese come quella del bagno. Il parcheggio, ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Beh, scendiamo. Allora ragazzi, prima di scendere per il parcheggio, non so se prendiamo l'ascensore o se esploriamo la zona qua attorno, come vedete ce n'è da fare ragazzi, mamma mia quanta roba. Io vi saluto qui, vi ringrazio di aver visto questo episodio di The Last of Us parte 2. Ecco qua, ci illumina così, oh, tipo stile fantasma la nostra Ellie nel finale di questo episodio. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando vi metto online la prossima parte di The Last of Us parte 2 appunto. Che gioco di parole pazzesco. Detto questo, ciao ciao a tutti e grazie ancora una volta di aver visto questo video.